Per noi è un appuntamento che quest'anno ha avuto un po' per necessità, un po' per scelta, una forma differente perché invece di svolgerlo nel solito posto abbiamo deciso di metterlo in due date e in due posti distinti. E qua siamo a Pietralata, impianto sportivo comunale Fulvio Bernardini e sta prendendo forma quella che per noi è l'appuntamento annuale della danza, c'è cioè un incontro di tutti i tipi, tutti gli stili, tutte le scuole liberamente aperti dentro spazi che spesso sono prestati alla danza perché solitamente non accolgono chi balla, chi si muove a tempo di musica, perché noi crediamo che ogni luogo possa essere adattato per fare qualsiasi tipo di attività motoria sportiva, qualsiasi tipo di attività artistica e culturale. La danza è una sintesi straordinaria di queste cose, il fatto che dentro lui si rappresenti numericamente e qualitativamente uno dei, come dire, delle componenti più importanti di questa organizzazione la dice lunga. Quindi Roma Danza Aperta, quinta edizione, sa anche cambiare pelle, sa anche cambiare forma e lo fa andando sempre incontro ai valori fondamentali che sono quelli dell'accessibilità per tutte e per tutte e in questo momento particolare anche il nome di questa manifestazione Danza Aperta in una città che sta vivendo momenti difficili e complicati sul fronte dell'accoglienza, della solidarietà, del riconoscimento dell'altro da sé. Noi crediamo anche che il ballo, la musica sono straordinari strumenti culturali, di mediazione culturale, di intercultura, debbano e possano servire anche a questo.